What's up guys, quel vostro Naked che vi parla. Ragazzi, siamo tornati con un nuovo video. Signori, siccome come ben sapete ormai Shothouse e Shipment sono in due playlist separate e chiaramente sono le due mappe più giocate attualmente in Call of Duty, voglio farvi vedere effettivamente sia su Shipment e sia su Shothouse come fare i colpi a distanza, dato che è una di quelle sfide di ogni arma un po' critica, un po' lenta, un po' noiosa, quella che diciamo ci rallenta, diciamo, tutto il processo, no, per cercare di sbloccare le mimetiche, chiaramente insieme all'arma posizionata. Vi faccio vedere per singole tipologie di armi le distanze effettive per fare il colpo a distanza. Ok raga, partiamo subito con le distanze. Pistole 20 metri, SMG 30 metri, fucili d'assalto, fucili tattici 38 metri, sniper, ovvero fucili di precisione, 50 metri. Quindi se mi posizionassi in fondo alla mappa e dovessi misurare la distanza con una pistola, in realtà non avrei nessuna difficoltà, dato che da qua a di solito dove le persone si mettono in head glitch sono un pelo più di 20 metri e puntando in fondo alla mappa 30 metri. Quindi in realtà anche con le mitragliette in Shipment si può fare il colpo alla distanza. Il problema però, ragazzi, sorge effettivamente con i fucili d'assalto, dato che non c'è punto dove in realtà si possa superare i 38 metri. Secondo me si potrebbe in linea d'aria da qua all'altro l'angolo, ma chiaramente con i container di mezzo non si può fare. Quindi Shipment solo esclusivamente pistole e mitragliette. Chiaramente ragazzi, in Shothouse la situazione è completamente diversa, dato che come ben sapete tutti, posizionato esattamente qua con un fucile d'assalto o un cecchino potete tranquillamente fare i colpi a distanza, poi con qualsiasi arma ovviamente, superando i 50 metri non c'è nessun problema. E diciamo che se ce ne siamo accorti un po' tutti, dato che la prima cosa che fa chiunque che deve fare le mimetiche, quando spawna si mette qua. Odio tutti quelli che lo fanno nonostante l'abbia fatto anch'io. Ma cerchiamo delle altre posizioni, perché in realtà con il riparo mobile possiamo un po' svariare su dove posizionarci, ovvero il camperaggio con l'estremo, che se si sale qua ci si può mettere anche qua tranquillamente e ci si può sdraiare e come potete vedere si può camperare in modo più particolare. Questa proprio è una schifo, però si può fare. Altra position per camperare in modo estremo è sempre da questa zona, è salire su questo bel blocco di cemento armato. Potete mettervi qua e puntare in fondo. Questa in realtà è l'opzione più valida rispetto all'altra, dato che gran parte appunto delle persone si posizionano sul muretto che guarda esattamente la bandiera opposta. Invece ragazzi, dall'altra parte della mappa non c'è possibilità di poter vedere la parte opposta e camperare, perché anche non riesco a salire, ma in realtà si può salire anche qua. Comunque sia, non si vede l'altra parte appunto della bandiera. L'unica zona ragazzi dove ovviamente da questa parte della mappa, oltre il muretto, per poter fare le mimetiche è questa posizione, perché come ben vedete da qua esattamente al palo giallo sono più di 50 metri, quindi si può camperare anche in questa zona. Ok ragazzi, questo video termina qui. Fatemi sapere se anche voi camperate in modo assiduo, perché siete in modalità mimetica estrema per arrivare a prendere la Damasco. Noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Bella.